E ciao a tutti qui da AbelHC, in questo video andiamo a vedere insieme Alexis Blin o Blen, il nuovo colpo di mercato del Lecce, che vuole la Serie A. Infatti, dopo l'eliminazione ai playoff in semifinale della scorsa stagione, ha già definito l'arrivo di Olivier dalla Juventus e si sta muovendo per rinforzare anche il proprio centrocampo. Infatti, come vi dicevo, i salentini sono molto vicini a chiudere per questo ragazzo francese un buon centrocampista classe 96 di proprietà dell'Amiens. Nella passata stagione il francese ha collezionato ben 38 presenze totali e 3 gol con il club adesso di Ligue 2. Ma chi è questo mediano che fa il caso del Lecce? Prima di partire, mi raccomando, iscriviti sul canale. Mettici un bel like qui sotto e lascia nei commenti quello che pensi di questo calciatore per la Serie B. Alexis Blin, Le Mans, 16 settembre 1996. È un calciatore francese, centrocampista mediano, come vi dicevo, dell'Amiens, in prestito dal Tolosa. Cresciuto nelle giovanili della squadra della società, il Le Mans, è passato al Tolosa nel 2013. Ha fatto il suo debutto in prima squadra l'11 gennaio 2015 in un match di Ligue 1 sul campo dell'Olympique Lione, perso 3-0. Ha poi concluso l'annata 2014-2015 con 6 presenze. Poi nella stagione 2015-2016 ha trovato posto stabile nella formazione titolare, collezionando 29 presenze totali tra campionato e coppe nazionali. Ha fatto parte anche della nazionale francese all'Europeo Under 19 nel 2015 e il 6 ottobre 2016 ha esordito in Under 21 in un'amichevole vinta 5-1 contro la Georgia. Quindi questo calciatore ha già avuto delle ottime esperienze anche a livello internazionale. Con 184 cm per 80 kg, è un mediano robusto e forte fisicamente. Un giocatore di quantità che fa della resistenza e la costanza i suoi punti di forza. E ora si ragiona sull'affare. La trattativa sembra essere già in stato avanzato, si può chiudere a giorni. Un'altra corvinata. Infatti, Corvino, il direttore tecnico del Lecce, sta chiudendo a Milano con l'Amiens per Alexis Blin, centrocampista francese, come vi dicevo, classe 96, che potrebbe arrivare per fare le visite mediche da un momento all'altro. Non è ancora chiara la formula contrattuale, ma il viaggio a Milano di Corvino è servito anche a questo. Le cifre si aggirano tra 1-2 milioni di euro e il direttore Pantaleo Corvino rimane fino a giovedì a Milano per mettere a segno i vari colpi di mercato che sono sul suo taccuino. E la trattativa potrebbe essere molto vicina alla positiva chiusura. Corvino ha fiutato l'affare osservando lo strappo tra Blin, il giovane capitano, e il suo club, in cui l'atleta ha deciso di restare dopo 2 stagioni in Ligue 1. Blin militava nel massimo campionato francese nel 2014-2015, annata in cui il Tolosa lo prelevò dalle giovanili delle Mans, come vi dicevo. E la cosa più interessante è che con le tinte giallorosse, che erano già dipinte nel destino di Blind, perché i colori sociali delle Mans sono infatti uguali a quelli del Lecce, giallorosse. Il centrocampista aveva già dimostrato pubblicamente la sua voglia di non restare nel club già nella scorsa primavera, con il club retrocesso dalla Ligue 1 che conclude il campionato addirittura al decimo posto. Questo colpo potrebbe rilanciare il francese e far crescere molto il Lecce in un reparto essenziale per la Serie B. Il Lecce, per Alex Blin, dovrebbe simboleggiare l'inizio di un rilancio personale, e Corvino potrebbe piazzare un altro colpo
dalla Francia. Vi ricordo che nel 2018, proprio con i francesi del Tolosa, ex squadra di Blin, ha portato alla Fiorentina la Font. E tu, che ne pensi di questo colpo per il Lecce? Potrebbe essere l'uomo giusto? Mi raccomando, lascia un commento qui sotto, iscriviti al canale e ci vediamo presto qui da Abel AFC. Ciao!